La Giunta regionale ha approvato oggi lo schema di protocollo per estendere i canali di vaccinazione sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le categorie economiche e sociali e il mondo delle imprese. Un provvedimento che arriva insieme a quello dell'implementazione di 30 unità del personale che si occuperà del tracciamento dei contagi con attenzione alle varianti del Covid-19. Una giornata d'azione sul fronte vaccinale sia in regione sia nel comune di Pesaro, che dopo un sopralluogo ha designato l'ex ristorante Ristò dell'Iper Rossini come nuova sede di somministrazione vaccini. Ci spiega questa scelta l'assessore all'operatività del comune di Pesaro, Enzo Belloni. ASUR ci aveva chiesto di individuare uno o più punti per la vaccinazione, in grado di ospitare anche 1.500-2.000 vaccinati al giorno. Abbiamo ipotizzato 3 o 4 situazioni. La prima che abbiamo mostrato ai funzionari di ASUR è stata l'Iper Rossini e nello specifico l'ex ristorante Ristò. Sono 1.200 metri quadri, completamente autonomi rispetto anche a tutta la struttura, c'è ingressi e uscite che insomma possono essere anche isolati, servizi a disposizione sia del personale che degli utenti. Abbiamo avuto grande disponibilità da parte della direzione della galleria e daranno ad ASUR il locale in comodato gratuito, quindi senza alcun costo. Altri soggetti come per esempio Xaritalia, attraverso il titolare Franco Signoretti, ha messo a disposizione anche lui un capannone nuovo riqualificato di 700 metri quadri a Villa Fastigi, che potrebbe essere utilizzato anche questo nel caso in cui possano essere previsti altri punti di vaccinazioni. Stessa disponibilità era stata data anche da Tormax nella zona dell'ex fiera di Campanara, quindi devo dire che c'è stata grande collaborazione da parte di tutti. Stamattina abbiamo definita e noi abbiamo dato grande disponibilità da parte degli operatori del centro operativo per iniziare già a svuotare l'ex Ristò. Noi contiamo nel giro di 10-15 giorni di renderlo operativo. Nel frattempo il centro Monaldi continua a funzionare secondo gli appuntamenti che sono stati presi e, ripeto, prima della fine del mese di marzo l'attività si trasferirà all'Iper Rossini e sarà impegnato insomma per diversi mesi. Giornata importante anche per la fase 1 delle vaccinazioni, vista la conclusione della somministrazione delle prime dosi nelle RSA con i richiami che saranno completati a fine mese. Entro l'8 marzo vengono somministrate a tutti le prime dosi e quindi poi molte case di riposo, molte residenze protette già stanno effettuando la seconda dose. Quindi in realtà siamo messi bene, in linea di massima. Io spero che la campagna di vaccinazione in generale diventi ancora più tempestiva, venga in qualche modo accelerata, perché penso che sia uno strumento fondamentale per sconfiggere questo virus. L'emergenza sanitaria ci ha posto davanti tante difficoltà e soprattutto è stato molto difficile riorganizzare strutture come le residenze protette, riorganizzare il lavoro e mettere in atto tutta una serie di misure di prevenzione, misure di restrizione, quindi veramente una sfida molto molto complessa.